Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TikVa. In questa nostra puntata natalizia partiamo da un presepe che sta suscitando tanta curiosità. Andiamo a Cesenatico, dove nei giardini Villa Alta il Comitato Culturale Il Mulino ha realizzato una natività molto delicata, ma anche un po' diversa da quelle che siamo soliti vedere. A cullare Gesù, infatti, nella rappresentazione a grandezza naturale con 23 statue e San Giuseppe con un gesto molto amorevole, mentre Maria si riposa dopo il parto. Un modo originale per omaggiare San Giuseppe al termine dell'anno che Papa Francesco gli ha voluto dedicare. Con il suo ormai tradizionale presepe a Villa Alta di Cesenatico, l'associazione culturale Il Mulino quest'anno ha in realtà rotto la tradizione della Natività e, senza volerlo, è finita sulla ribalta nazionale, di fatto lanciando un messaggio sulla famiglia e sui ruoli di mamma e papà, da qui dal suo presepe. La tenerezza di un babbo nei confronti del figlio. È vero, abbiamo un po' scardinato l'iconografia classica della Sacra Famiglia, ma l'abbiamo proprio pensato in questo modo, ecco, proprio perché volevamo dare visibilità a Giuseppe come papà. Questa è la 13ª edizione, perché abbiamo saltata per Covid quella dell'anno scorso. Siamo un gruppo di 15-20 persone che collaborano alla realizzazione del presepe. Ognuno ha un dono, un talento all'interno del comitato, per cui c'è chi si occupa della costruzione dei volti, quindi modella i volti, le mani, i piedi con la creta. Poi c'è qualcun altro che veste le statue. Gran parte di queste sono vestite con le vele delle barche, e quindi abbiamo un po' copiato quello che è il grande presepe di Cesenatico. Ci siamo trovati a marzo di quest'anno e abbiamo pensato, ci siamo chiesti come potevamo allestire novità nel nostro presepe. Siccome quest'anno si è appena concluso, l'8 di dicembre si è appena concluso l'anno dedicato a San Giuseppe, e allora abbiamo cominciato a pensare come potevamo noi dare visibilità alla figura di Giuseppe, e l'abbiamo pensata in questo modo, cioè l'abbiamo pensata cercando di evidenziare la paternità di Giuseppe, e in questo modo abbiamo posto il bambino tra le braccia di San Giuseppe e nello stesso tempo abbiamo pensato che Maria in questa occasione poteva riposare all'interno di un pagliericcio nella grotta di Betlemme. Penso che più bello di così non c'è. San Giuseppe che ha il bambino in braccio, che messaggio può dare? Bellissimo, la figura del papà proprio bella, bella. Lei ha un negozio proprio di fronte al presepe. Che cosa le dicono le persone che lo vedono? È una cosa che ha fatto, diciamo, molto clamore, ma secondo me hanno avuto un'ottima intuizione per far vedere magari in una maniera diversa quello che può essere effettivamente il presepe, oppure spiegato in maniera diversa, insomma. Il messaggio è quello, appunto, che nella famiglia è giusto che comunque l'uomo partecipi nell'aiuto alla donna quando comunque ce n'è bisogno. È una bella iniziativa, molto all'avanguardia, ma molto, molto interessante vedere questa prospettiva di un papà che si occupa del proprio bambino, e quindi secondo me a me piace, rispetto nei confronti della donna e anche dei bambini. E ora a Prato, dove l'integrazione passa anche dai banchi di scuola. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la prima scuola dell'infanzia e primaria bilingue della città, dove da tanto tempo si lavora per costruire un cammino comune, in particolare con la grande comunità cinese. E infatti a promuoverla è un'associazione italo-cinese.
Prima l'inaugurazione di un'associazione italo-cinese dove organizzare attività di doposcuola, corsi di musica, di lingua e di formazione. Poi, una volta che gli spazi a disposizione non erano più sufficienti per ospitare le centinaia di ragazzi di ogni nazionalità presenti nella struttura, la decisione di concretizzare un sogno, aprire la prima scuola primaria bilingue di Prato. I protagonisti di questa storia di integrazione sono Paolo Malpaganti e Cristina che assieme ai loro figli hanno appena inaugurato a Prato l'Istituto Primario e dell'Infanzia Ars Genius. La scuola è stata ricavata dal piano di recupero di una vecchia fabbrica industriale da tempo abbandonata e che adesso può contare su 35 locali, oltre a 3.000 metri quadrati esterni di giardino e piazzale. In classe a insegnare ci sono contemporaneamente due maestre. Una spiega le materie in italiano, l'altra in inglese. E per il futuro c'è pure la previsione di qualche ora a settimana di insegnamento del cinese. Questo era un sogno che era nel cassetto da diversi anni, finalmente è diventata realtà. La particolarità è proprio quella dell'insegnamento bilingue, e abbiamo due insegnanti per classe, quindi l'insegnante madrelingua italiana e madrelingua inglese. Il nuovo istituto vuole rappresentare un luogo d'incontro per tutte le diverse culture che caratterizzano la città di Prato, una delle più multietniche d'Italia. Da settembre la scuola diventerà paritaria e punta col passare degli anni ad avere anche classi delle medie, delle superiori e di inserire nella struttura una scuola internazionale riconosciuta in tutto il mondo. Partendo fin da piccoli, dai 3 anni, a imparare a utilizzare i due canali comunicativi, l'inglese, l'italiano e poi successivamente anche il cinese, abbiamo la possibilità intanto di entrare in contatto con culture che normalmente non conosciamo se non vedendola alla televisione o per sentito dire. E poi abbiamo anche la possibilità di ragionare su tematiche con una mentalità forse diversa rispetto a quella che comunemente si incontra nella strada. Ars Genius si occuperà anche della parte culturale dei giovani pratesi. Dal pomeriggio alla sera, infatti, organizza corsi di musica, compreso quello molto apprezzato di arpa cinese. E poi ci sono le attività sportive, come il basket, la pallavolo e il badminton. Non solo musica, anche arte in genere, perché qui abbiamo con l'associazione corsi di musica, ma non solo, di fumetto, di pittura, di grafica. Con il coro sarebbe un grosso progetto riuscire a fare un coro multietnico che radunasse non solo la comunità italiana ma anche la comunità cinese. E ora torniamo ad immergerci nel clima natalizio, perché in questo periodo di festa anche in provincia di Belluno torna l'appuntamento con la solidarietà e in particolare con l'iniziativa delle tradizionali pigotte, le originali bambole di pezza che vengono realizzate dai volontari con tanto amore e che sono destinate a sostenere i bimbi che in tanti paesi del mondo soffrono il grande dramma della malnutrizione e della denutrizione. Diversa dall'altra, ma tutte speciali perché legate dallo stesso fine, ossia quello della solidarietà. Sono le tradizionali pigotte di UNICEF, le famose bambole di pezza realizzate sul territorio bellunese dalle sapienti mani delle volontarie del comitato provinciale. La tradizione della pigotta risale al 1999, anche se la pigotta ufficialmente è nata nel 1988 a Milano come bambola di pezza fatta sempre da una volontaria, se non ricordo male Jo Garceau, con materiali di scarto, insomma. Adesso le pigotte sono delle bellissime bambole confezionate dalle nostre volontarie provinciali. Ciascuna pigotta ha la propria carta d'identità col nome della volontaria che l'ha confezionata, vengono vendute al prezzo di 20 euro e questi 20 euro andranno a sostenere un bambino nei paesi del terzo mondo, un bambino solo, abbandonato, colpito dalla malnutrizione, colpito dalle malattie, colpito da tutto quello che purtroppo in questo momento può succedere in questi paesi così lontani. Una tradizione che si rinnova di Natale in Natale per dare una speranza a tanti bambini meno fortunati.
Le pigote esprimono il desiderio di poter aiutare ogni bambino che è abbandonato. Sembra una frase messa lì così, invece non è così. Queste pigote aiutano ogni bambino con alimenti terapeutici, con i vaccini, argomento estremamente importante e attuale, con farmaci, con l'acqua, con la costruzione di pozzi, con la costruzione di scuole. Tutto quello di cui ha bisogno un bambino che ha il diritto di avere una vita normale. Ogni pigotta venduta, adottata, più bello, adottata, è una vita salvata. Questo slogan di UNICEF credo sia veramente, veramente reale e oggettivo. Le pigotte saranno disponibili per tutto il mese di dicembre a Belluno, in via Rialto, ma anche a Feltre ed Agordo, per raccogliere quella solidarietà che la provincia dolomitica ha saputo esprimere da sempre. Queste pigotte, secondo me, innanzitutto esprimono l'animo di chi le confeziona, sia il vestito ma anche l'espressione, perché se lei le osserva vede che ci sono espressioni diverse. Sono espressioni di fede, sono espressioni di speranza. Ecco, io è questo che vorrei sottolineare, la speranza in un mondo migliore, fatto di solidarietà e di amore verso il prossimo. Un invito speciale viene rivolto anche ai giovani. Dobbiamo sensibilizzare un po' tutti i cuori, in particolare i cuori dei nostri giovani, che abbiamo dei giovani meravigliosi, però devono essere, come posso dire, istruiti, devono essere confortati, devono essere aiutati ad aiutare anche il resto del mondo. Siamo partiti da un presepe, e di un presepe torniamo a parlare anche nel nostro approfondimento. Tommaso e Angela, sposi della provincia di Benevento, durante i lunghi mesi di chiusura a causa della pandemia non si sono persi d'animo e si sono messi a costruire pastori in stile napoletano. Non avevano mai sperimentato quest'arte, ma spinti da una grande passione si sono messi alla prova e hanno realizzato un grande presepe da donare ad un amico sacerdote per la comunità parrocchiale. 80 statue e diverse scenografie create in circa 2 anni, in particolare con materiale di recupero e soprattutto con tanto amore. Abbiamo realizzato questo presepe senza volerlo, io e mio marito. Il presepe è stata una cosa che mi ha emozionata sempre, sin da piccola. Quanto ci è voluto, quanto lavoro c'è dietro a tutto questo? Totale tutta la pandemia, sì, perché siamo rimasti chiusi abbastanza, mio marito ha un problema, non uscivamo fino a quando poi non ci siamo vaccinati e siamo rimasti chiusi. Non sapevamo di arrivare a tanto, ma abbiamo voluto provarci. Quindi personaggio dopo personaggio, un po' come ve lo siete immaginati? Insomma, c'è un progetto dietro o se ne aggiungeva ogni tanto uno in più? Com'è stato? No, è stato come fare un salto nel vuoto, perché io quando sono andata per la prima volta ho preso 50 pastori. Non sapevo dipingere, non sapevo se univo 2 colori, il terzo colore che veniva fuori qual era, non sapevo cucire a macchina, non sapevamo fare niente. Abbiamo visto qualche volta in faccia anche la disperazione, confrontandoci tutte e due, perché poi avevamo un impegno per preparare, per esporlo in chiesa e non volevamo fare, tra parentesi, brutta figura, perché per me il presepe è sempre bello. Non era metterci in mostra, non era per commercio, non era per niente. Adesso siamo liberi da impegni lavorativi, ma io gestivo un ristorante e pizzeria a Pagani e mio marito faceva il ragioniere in una ditta. Quindi oggi siamo liberi da impegni lavorativi. E quando avete visto tutto questo finito, ecco, guardarlo, come vi fa sentire oggi? Ci emozioniamo, ci vengono le lacrime agli occhi, ci guardiamo e non ci crediamo. Sicuramente qualcuno dall'alto ci ha benedetto, perché io non sapevo nemmeno usare internet, quindi non mi potevo documentare, non andavo a leggere, è stato tutto frutto della fantasia.
Ma diciamo che iniziare è stato molto difficile. Quando ho visto 50 teste, 100 braccia e 100 piedi, non sapevo da dove iniziare, come dipingerli, perché non sapevo usare i colori, non sapevo i materiali, niente. Non vi dico che alcuni li ho truccati, ma comunque questo poi è stato il risultato. Non vi posso spiegare perché... Chissà quanti colori ho cestinato, perché non venivano fuori quelli che piacevano a me. Possiamo dire che questo è anche il frutto di un amore, che è il vostro, di un legame? Principalmente sì, sì, perché lui mi ha accontentato su tante cose. Ad una mia richiesta mi faceva le sorprese, magari non si sa esprimere tanto a parole, però basta che andava in mansarda, scendeva dopo un'ora e mi mostrava un qualcosa che lui aveva creato. Ha fatto l'architetto, ha fatto lo stilista, il sarto, cuciva i vestiti con una macchina comprata dai cinesi da 16,50 euro, pure perché poi... Non sapevamo a che cosa andavamo incontro. Dice: adesso prendiamo queste, se ci riusciamo. E poi tutte le rifiniture a mano, ha messo le perline, un sacco di cose c'è da raccontare, ci sono tante emozioni comunque. Io mi emoziono, io dico la verità, mi emoziono perché è una creatura. È una creatura che uno ha creato, vederla fatta in questo modo qua, poi realizzarla da nulla, realizzarla in un modo che io non ho mai fatto lo scenografo, mai fatto il sarto, mai fatto lo stilista, mai fatto il costruttore per fare le case, insomma non ho mai fatto niente. Vederlo così, assemblato in questo modo qua, che poi è, diciamo che è un caso che è venuto in questo modo qua, e guardarla da determinati punti focali mi emoziona. Ecco, c'è anche il concetto del riciclo, vero? Che cosa, sì. Che materiale avete riutilizzato? Allora, maggiormente cassette di frutta, quelle in legno, carte, cartoni, polistirolo, quello che si butta, tappi di champagne, tappi delle birre, un po' di tutto, abbiamo utilizzato di tutto, cartoni delle brioscine, le vaschette quelle che buttano anche dal supermercato, tutta quella roba là, è fatta tutto in questo modo qua. Noi abbiamo comprato solamente il materiale necessario, giustamente, sì, perché è chiaramente la colla, i colori, le lampadine, quelle ci volevano, il cotone. Ho utilizzato tutto quello che avevo a casa, perché con la pandemia non si poteva uscire. Allora ho visto un po' nella mia discarica casalinga quello che potevo utilizzare, e da là ho fatto molte cose di queste. Giunti in conclusione anche a questa puntata, ci resta solo il tempo degli auguri per un Natale pieno di speranza, meglio di tikva. Dalla nostra grande redazione sparsa in tutta Italia, dai giornalisti ai tecnici, a chi lavora dietro le quinte e rende possibile questo programma, da tutta la famiglia di Corallo, buon Natale. Ci vediamo la settimana prossima.